Ciao a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento di Scrittori in Video. Abbiamo, innanzitutto, dici qualcosa di te, parlaci un po' di te, che cosa dovrebbero sapere di te i nostri ascoltatori, video ascoltatori? Allora, buonasera a tutti, io sono Rosa Elena Colombo, Elena. Ok, preferisco Elena. E questa sera vorrei presentarvi il mio ultimo romanzo, che è una storia di campagna, questo qui, edito da Nulla Die. E su di me cosa vi potrei dire? Che vivo a Milano, ho un marito e una bimba di 4 anni, che probabilmente mio marito forse mi sta anche guardando, non lo so, in ogni caso, ciao. E niente, sono una di quelle persone che alla domanda che cosa fai nella vita, dicono, si mettono a pensare e dicono che cosa posso dire? Allora, diciamo che io avrei voluto fare l'avvocato penalista e invece in questa fase della mia vita sto facendo la traduttrice, cosa che peraltro mi piace anche molto fare. E traduco per lo più, ahimè, l'inglese giuridico, e ho però tradotto anche, ho fatto anche delle pubblicazioni letterarie, perché ho tradotto Il ritratto di Dorian Gray per un editore indipendente che si chiama Il Temperino Rosso, e ha fatto questa bellissima collana di classici della letteratura illustrati, quindi nuove edizioni, e mi ha chiesto di fare la traduzione di questo bellissimo romanzo di Oscar Wilde, appunto, Il ritratto di Dorian Gray. Io sono molto orgogliosa che l'abbiano affidata a me, sono orgogliosa di averlo Bello. fatto. E adesso dovrebbe uscire, sto lavorando alla traduzione del mio primo romanzo, che è Gente Cattiva, e ci tengo talmente tanto che continuo a modificare il lavoro, a tornarci su. Di fatto, più che tradurlo, l'ho riscritto da capo in inglese. Mi sembrava un processo più semplice, anche più spontaneo nella resa di alcune cose, piuttosto che mettersi a tradurre pedissequamente tutto, eccetera, eccetera. Certo. E niente, quest'ultimo, La storia di campagna, è il mio terzo romanzo, però appunto questi miei libri non li considero un lavoro, non potrei neanche dire che è un hobby perché sarebbe riduttivo. Cerco di far conoscere le mie storie attraverso pubblicando libri con degli editori che stimo. Uno di questi che mi sento di nominare è Divergenze, con cui ho pubblicato Gli Irresoluti, che è la creatura Divergenze di un personaggio incredibile che si chiama Fabio Ivan Pigola, che nel caso mi stessi ascoltando lo saluto. È una persona poliedrica, piena di interessi, è divertente, spiritoso. Sono felicissima di avergli dato il mio romanzo, come sono felicissima di aver affidato questo, una storia di campagna, a Nulla Die, che è un editore siciliano. Come potrei dire, un editore come quelli di una volta, quindi che ama e cura le opere che sceglie in ogni minimo dettaglio. Io ho avuto il piacere proprio di essere seguita da Nulla Die, proprio anche nelle scelte principali, nella soluzione delle Bello, problematiche con il mio romanzo, insomma. È un editore, Salvatore Giordano, appunto, che saluta il direttore editoriale. Veramente, veramente da lodare e da conoscere. invito chiunque avesse una domanda, una curiosità, un qualsiasi cosa che vuole sapere, può scriverlo nei commenti e noi cercheremo subito di dare una risposta immediata. Anche i numeri dell'otto, insomma, non c'è problema. Con la fortuna Allora, che ho. esatto, diciamo, in questo periodo poi vincere all'otto sarebbe una bella colpo di fortuna. Allora, mi hai già preparato una domanda. Aspetta che, beh, qui già è la Spritz, dice Elena, raccontaci un po' il tuo libro Storie di Campagna. Se abbiamo 40 minuti probabilmente per parlarne insieme, quindi
uscirà fuori sicuramente il concetto del libro e i personaggi del libro e la trama. Allora, è anche una storia, storia di campagna, anche una storia di segreti, uno in particolare svelato a metà del libro, non penso che sia un caso, e riguarda la vergogna, il senso di colpa. È descritto molto bene, infatti io ho pensato che tu potessi essere una psicologa, perché avevo un dubbio che volevo farti di un mio amico che gli era successa una cosa, però purtroppo abbiamo capito che invece non sei una psicologa. No, Dovrò in rimanere col dubbio. Quindi, non sei una psicologa. Dici un no. po' come ti mette questo segreto, insomma, questo cambiamento di ottica in cui tu vedi un personaggio che invece vira verso un altro, da così diventa un altro personaggio alla fine. Dici Sì, un la po' questo. protagonista sarebbe Valeria. Allora, praticamente, diciamo che mi è venuto in mente mentre lo scrivevo, non avevo un'idea all'inizio. La storia semplicemente mi era partita da uno spunto che era quello di marito e moglie che fin tanto che sono sposati non si capiscono, finiscono per farsi del male a vicenda e si lasciano per poi diventare amanti dopo. E quindi tutto quanto sono andata dietro a questo tema che mi è venuto in mente, mi si è palesato questo personaggio che è ta a tal punto maniacale nell'autocontrollo, di fatto, da rendersi indecifrabile agli altri e in primis al marito che comunque era innamorato di lei, veramente, no? Sì. Perché lei in realtà è profondamente diversa da come appare e tutto quanto si basa appunto su questo senso di colpa, per questa vergogna passata. E sul controllo appunto esercitato su se stessa per potersi migliorare rispetto a come lei si sente fondamentalmente. E quindi mi è venuto in mente così anche sulla base del fatto che probabilmente nella mia sensibilità femminile certe questioni come le etichette che si possono affibbiare a una donna, anche se è una ragazzina, sono sempre molto pesanti e possono condizionare profondamente il comportamento proprio di una donna, nel come si percepisce, nel come vuole essere percepita, specialmente se viene da un contesto di un piccolo centro dove tutti sanno tutto di tutti, eccetera, eccetera. Infatti qua c'è il titolo, Storie di campagna, è proprio questo. Mi è venuto in mente anche un film, Caruso Pascoski di Padre Polacco, non so se tu l'abbia mai visto, di Francesco Nuti, vattene a vedere perché è divertentissimo e parla proprio di questo rapporto qua, loro che si lasciano e poi alla fine diventano amanti, guarda, comunque è Lo divertentissimo, vedrò. più riusciti di Francesco Nuti, che è tutto a Firenze, quindi proprio bellissimo, insomma. Divertente. Allora mi è venuta in mente un'altra domanda che è questa qua, il titolo Storie di campagna, quindi mi è venuto subito in mente anche la contrapposizione città e campagna, e mi è venuto in mente anche un altro film, chiaramente Il ragazzo di campagna di Pozzetto, che è un altro film geniale, non so. Quindi che differenza c'è secondo te fra i due stili di vita e se c'è poi un messaggio dietro al libro, perché io l'ho girato e ho trovato soltanto il prezzo, non so, c'è un messaggio che mi è sfuggito, dimmi qualcosa tu, illuminami. Allora, diciamo questo. Il paese in cui è allora, le location del libro sono celate sotto falsi nomi, ma esistono veramente. E in particolare, il paesino alle porte di Milano è quello dove io sono cresciuta. E quindi io ho vissuto molto bene la contrapposizione tra lo stile di vita di un piccolo centro e poi la vita di città, perché io ho studiato poi a Milano e quindi io tutte le mattine mi svegliavo con il galletto che cantava e andavo a scuola poi in città dove era tutto completamente diverso. E quindi da un contesto così semplice, con poche persone, dove appunto tutti si fanno i fatti degli altri, eccetera, si arriva poi nell'anonimato più totale, cittadino. E però io, ad esempio, amo l'anonimato cittadino, mentre odio
lo spettegules paesano praticamente. E infatti poi gli stessi personaggi, Valeria che va a vivere in questo paesino alle porte di Milano, di fatto poi quella vita lì le sta stretta perché appunto non riesce veramente a essere isolata, a farsi i fatti suoi come vorrebbe, perché subito viene circondata da ogni tipo di pettegolezzo. Quindi il paese per me rappresenta una visione in piccolo, adesso non me ne voglia chi abita nei piccoli paesi perché ci sono anche molte cose belle nei paesi, bla 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 bla, però sicuramente questo è un aspetto negativo, il fatto che si possa vivere in piccolo la dimensione del pettegolezzo sulla propria pelle, insomma. Diciamo, è un po' tutto amplificato, quindi il piccolo, come il gioco del telefono senza fili è molto più facile perché ci sono meno persone, si conoscono tutti, quindi sì, è assolutamente vero. Sì, insomma, anche un po' mia moglie, anche lei abitava in un piccolo paese del Lazio, anche lei mi diceva un po' la stessa cosa, si conoscono tutti, quindi anche lei quando gira, ah, tu sei la figlia di coso, ah sì, Sì. diventa l'anonimato è una cosa bella invece, il potersi camminare nelle città italiane, città, e dire nessuno mi saluta, ho l'invisibilità, ecco, che nessuno mi No, riconosce. esattamente. È un romanzo che parla di vite, di vita e di vite. Perché? Di vite perché c'è anche il vino, no? Aprico Mare. Ne sto parlando anche prima. Nicola, Salvo e Valeria intrecciano passato, presente, rapporti umani e amorosi, in una trama che sembra proprio un film o una serie più che altro. Se non è fatta una serie, questa sarebbe proprio precisa, con tutti i colpi di scena, i flashback, sarebbe bellissimo. Come ti è venuta l'idea della trama? Ce l'hai comunque già detto, ma se vuoi aggiungere qualcosa, lo puoi fare. Insomma, se partire chiaramente dall'idea di questa coppia che trova un po' la pace divorziando. Sì. Questo non voglio aggiungere nient'altro. No, Passiamo invece a una domanda di carattere particolare, cioè di carattere diciamo del momento. Allora, che ne pensi del movimento Andrà tutto benissimo? Quindi che adesso un po' si è perso perché sta andando tutto bene, per fortuna comunque quando c'era questo eccessivo ottimismo, tutti a battere le mani, arcobaleni ovunque. Ecco, cosa ne pensi di questa cosa? allora, Tra ottimista e pessimista? io sono una persona tendenzialmente pessimista e poi purtroppo ho due idiosincrasie. Io detesto fondamentalmente tanto gli slogan e le etichette. Le etichette sociali sono quelle che ci condizionano in tutto e per tutto e che rovinano le persone ancor più delle loro vere azioni concrete, che invece, secondo Alessandro Magno, sono quelle che ti qualificano, no? E quindi io, sia in questo romanzo, Una storia di campagna, che negli altri precedenti, soprattutto nel primo, Gente cattiva, che ho pubblicato con la Oakmont Publishing, me la prendo con chi si diverte a etichettare gli individui e quindi a presumere, a pretendere di sapere tutto di loro sulla base di queste etichette che non sono nulla. E allo Nel stesso modo. romanzo, c'è subito nel romanzo, cioè, se non sbaglio, la serpe, no? Sbaglio. C'è subito questo personaggio che si fa subito i cavoli dell'altra, che inizia a pettegolare, inizia a parlare male, subito, c'è Sì, stato poi nelle prime pagine, poi esatto. riprende Ma voce in sala. e tutto questo. In una situazione come quella che stiamo vivendo attualmente, io lo vedo estrinsecarsi continuamente perché si sono create tutte le etichette di quelli che sono i cattivi durante l'emergenza coronavirus e i buoni, no? Fondamentalmente è una guerra tra poveri. E quindi anche questo slogan dell'andrà tutto benissimo, no? Cioè, ma dove? Cosa è andato tutto bene? Sono morte tantissime persone. Secondo me andrà tutto bene, lo può dire solo chi al momento non si è ancora ammalato e chi ha un'incrollabile fiducia nel futuro. Ma io penso che è anche una questione di rispetto nei confronti di chi ha perso delle persone care, smetterla con questo slogan. Anche perché di solito i fautori di questo slogan sono quelli che poi se la prendono appunto con l'etichetta del runner, l'etichetta del
del soggetto scomodo, eccetera, eccetera. Invece siamo purtroppo in un momento come questo, siamo tutti soggetti scomodi, perché siamo tutti fare i conti con il fatto di vivere in una società in un momento in cui più siamo isolati, meglio è. E quindi questo slogan in realtà non ha molto senso, secondo me, diventa pericoloso e proprio una bandiera inutile alla fine, perché non andrà, al momento non è andato proprio tutto bene, insomma, ecco. L'Italia è in ginocchio, quindi insomma non va tutto bene. Comunque, ti accodi a delle risposte molto simili che ho ricevuto e che condivido anche, insomma, nel senso che uno deve essere un realista, né ottimista né pessimista, deve essere realista, cioè analizzare la situazione attuale e strapparsi i capelli se è possibile, perché ci rimane solo Certo. quello. Perfetto. Abbiamo detto che nel libro parli anche di vino, no? Di Africo Mare. Allora, ma che tipo di vino è? Cioè, si Allora. può bere, un bicchiere, una bottiglia? Quanto costa? È amabile? È rosso? È bianco? È frizzante? Ha un bouquet? Io di vini non so praticamente nulla. Io sono un amante della birra. E purtroppo sono anche celiaca, quindi in teoria la birra non posso quasi berla, tranne le birre senza glutine, che non sono le mie preferite, ovviamente, no? Però, ecco, quindi proprio la sfiga. Però, allora, l'Africo Mare è un vino, io so che è un vino rosso, estremamente denso, che dà una forte ebbrezza, perché esisteva. Fino a poco tempo fa esisteva davvero. Era un vino prodotto da una persona eccezionale che io ho avuto l'onore di conoscere e che era il mio dominus durante la pratica forense. Non faccio il suo nome, è una persona che adesso non c'è più e comunque chiunque tra i miei amici poi mi ascolterà, vedrà questa intervista, capirà di chi sto parlando. Era un principe del foro come non esistono praticamente più. E un vero barone dell'avvocatura che aveva un'azienda agrituristica a Pantelleria dove appunto produceva tutti i prodotti tipici come appunto i capperi, le olive e questo ottimo vino che aveva chiamato Africo Mare. Mi ricordo proprio, io avevo visto le bottiglie perché sotto Natale arrivavano tutti i prodotti di questa sua azienda agrituristica e c'era l'Africo Mare con questa bottiglia di vino scurissimo, molto molto denso. Lui me l'aveva offerto anche il vino. Povero avvocato, ma io non l'ho mai assaggiato, però vabbè, rimarrà per sempre questo rimpianto. Comunque è entrato nel romanzo, ecco, diciamo così. Quindi in qualche modo gli ho tributato un omaggio, tardivo, ma un omaggio. In qualche modo gli ha ispirato, ecco, diciamo così. Allora, Ecco. nei libri ci sono molte belle frasi, come degli aforismi, insomma, un po' dei commenti che lasciano sulla vita ai protagonisti. Uno di questi mi ha molto colpito. Il passato in fondo non era importante, serviva solo a sciupare il presente. A saperlo prima, io ho perso anni a studiare la guerra dei cent'anni, al liceo stavo là a capire i prussiani. A saperlo prima, dicevo, professoressa, il passato ci rovina il presente, quindi non è inutile studiare la storia. Peccato. Come ti è venuta in mente questa frase? Ecco, pensi davvero questo in qualche modo? Oppure era soltanto il personaggio che coerentemente con la storia, ha espresso questo, Valeria dice questa cosa in un momento. Allora, diciamo che nel caso è una frase che si adatta bene al personaggio, perché in effetti lei si è rovinata ogni singolo attimo del suo presente cercando di rimediare a questo suo errore, questa sua colpa, vergogna, chiamiamola così, del passato. E quindi lei praticamente avrebbe fatto meglio a non continuare a elucubrare in questo modo su se stessa, fondamentalmente, no? Che è un po' quello che faccio sempre io. Io sono una persona che elucubra moltissimo e che non fa altro che pensare al passato sempre. Perché invece io sono un po' come il mio personaggio, ma penso che il passato sia importantissimo, perché non puoi capire il presente se non conosci il passato. Certo. Tuttavia, penso anche, sembra incredibile che io possa pensare queste due cose così diverse, ma in realtà non è così assurdo. Penso che da un lato è importantissimo conoscere il passato per poter capire il presente, ma una volta che tu vivi nel presente,
non devi tanto stare a elucubrare sul passato, sulle colpe, le vergogne, devi sapere anche un po' vivere l'attimo, altrimenti ti rovini fondamentalmente la vita, come ha fatto il personaggio del libro, fino al punto in cui poi invece decide poi di cambiare approccio, diciamo così, per non svelare troppo. Assolutamente. Allora, Tiziano Pietrini dice, commenta, buona la birra. E quindi ti chiedo, so, ti piace rossa, doppio malto, IPA, Indianale, come ti piace? Così facciamo una domanda sulla birra. Allora, intanto saluto Tiziano, sono contenta che stia riuscendo a seguirci. Allora, il problema appunto è questo, che io amo tantissimo una buona birra, bella ghiacciata, possibilmente una Weiss. Però è la birra che contiene più glutine in assoluto. E quindi io, praticamente da quando ho scoperto la celiachia, non l'ho mai più bevuta. E sono ormai tanti anni, sono quasi 10 anni. Quindi purtroppo le uniche birre che io posso bere sono le Pilsner, le bionde, e tra l'altro neanche tutte. Per cui le mie preferite purtroppo non le bevo più. Chissà, forse un giorno decido di concedermi uno sgarro e allora mi farò una bella Weiss, magari in un bel Biergarten in Germania. Eh sì, però magari da ristoratore comprale e mangia da bere dalla casa, perché era il pericolo più grande che c'è, che uno si sente male dentro al locale mio. Dico, oddio, no, che quindi vai, la compri. No, al giardino, vado negli Englischer Garten di Monaco con una bella Weiss, mi siedo sotto la torre cinese, bevo e poi se mi sento male non lo dico a nessuno. No, vabbè, dillo a qualcuno, no, dai. Comunque in maniera privata a chi ti sta vicino e basta, diciamo così. Tina ti saluta e dice che è buono anche il vino, Ciao perché Tina. l'orario è giusto, sono le 9, quindi la gente magari più di mangiare un bicchierino. Salutiamo Tina che è stata ospite anche di questo spazio e tra l'altro mi hai detto tu che ha pubblicato il tuo stesso editore precedente, quindi la salutiamo. E ti saluta anche Tiziano, ti fa un bel ciao e lo salutiamo anche noi. Andiamo avanti con le domande di carattere generale e ti voglio chiedere. E tu hai scritto 3 libri, no, finora. Quindi, lo scrittore, l'intellettuale, secondo te, nella società attuale, c'ha un ruolo oppure no? È testimone, cioè, così, testimone di quello che sta accadendo, oppure, non so, giudice di quello che, cioè, di quello che sta accadendo. No. Diciamo che io faccio mio il pensiero di Oscar Wilde, secondo cui l'arte è completamente inutile. Non perché, allora, per carità, l'arte può anche non essere completamente inutile, ovviamente, però secondo me la cosa bella di un libro, di una poesia, di una canzone, è proprio che debba essere tendenzialmente universale. E per essere universale non ci si può più che altro prediligere di voler cacciare un messaggio a tutti i costi o di voler essere giudice dei costumi attuali piuttosto che passati, eccetera, perché altrimenti secondo me si viene a perdere qualcosa. E quindi è più bello essere una specie di cassa armonica delle emozioni, di ciò che si osserva, e cercare di trasmetterli per poi far sì che gli altri, quelli che vogliono cogliere il messaggio, lo interpretino come vogliono, cioè, o ci possano trovare addirittura un'altra cosa, un messaggio che li riguarda personalmente. Ecco, io vedo questo, non penso che ci sia attualmente una missione nell'arte in senso generale. Ok, mi viene in mente l'altro ieri ho avuto nello spazio una ragazza, Giorgia, che ha spiegato una poesia, che è una cosa che non succede così, cioè quasi mai, no? Chi ha la fortuna di avere una poesia spiegata direttamente dal poeta che l'ha scritto, quindi è importante questo. E quello che dici te è anche giusto, nel senso che l'occhio attento riesce poi a cogliere il presente nei libri, che è la cosa che si dovrebbe fare, non deve essere fatto al contrario, cioè non bisogna per forza mettere quello che succede nei libri, perché sennò si rischia chiaramente di scrivere un trattato e non un romanzo, che invece
parla di sentimenti, di tante altre cose importanti, anche di musica, che nel tuo libro viene citata molto la musica. Hai Sì. citato Modugno, un paio di volte il vecchio frac di Modugno, ma soprattutto Summertime, perché è il soprannome che ha che ha praticamente Valeria, la protagonista, cioè, fino alla metà evoca questo sono Summertime, sono stata Summertime, cioè, dice, che sarà Summertime? Proprio una cosa che ti rovella nel cervello. Volevo sapere se scrivi ascoltando la musica e se sì, i tuoi vicini ti sono mai lamentati durante le riunioni di condominio? No, no, allora diciamo che io no, non scrivo ascoltando la musica. Dipende dalle volte, ecco, magari può essere che mi distraggo e penso, mentre ascolto la musica mi era venuto in mente delle cose, oppure mentre scrivo mi vengono in mente delle canzoni e poi magari me le vado a sentire. Diciamo che il mio personaggio aveva questo tipo di suono, perché aveva questa storia, ecco, diciamo, Ma perché fondamentalmente. Summertime? Cioè, proprio una curiosità Allora, mia. in quel periodo ascoltavo moltissimo quella canzone, che è una canzone molto bella, tra l'altro. C'è anche l'ho conosciuta la prima volta attraverso un film che è I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Purtroppo è un film drammatico perché narra appunto la vicenda, la tragicissima vicenda di Peppino Impastato. È un film bellissimo con una colonna sonora, cioè una canzone più bella dell'altra, veramente. E nel momento in cui Peppino Impastato, appunto, nel momento fatale in cui muore, c'è questa canzone bellissima cantata da Janis Joplin che è Summertime e l'ho amata subito. Se non che proprio nel periodo in cui stavo scrivendo una storia di campagna, ho conosciuto un'altra versione della canzone che era quella di Big Mama Thornton e mi è piaciuta pure di più, in realtà. E ho scoperto che esistono tantissime versioni di quella canzone. E siccome il personaggio appunto aveva questa sua connotazione verso la cultura black, perché lei appunto è una mamma afroamericana, eccetera, e per via anche della sua voce, di come lei canta, del suo background musicale, tutto era perfetto, era proprio, cioè, fatalmente mi è capitata questa canzone proprio mentre stavo scrivendo questo romanzo, è andata così fondamentalmente. Non sarà un caso, secondo me. Si è creata una disputa fra Tina e Tiziano fra vino e birra. Cioè, Tina sta bevendo un Dopo bicchiere di birra. vino. Tiziano dice che il vino fa male, quindi cioè, fa male addirittura adesso, anzi, per secoli il vino, il nettare degli dèi, mo fa male. Fa sangue. A me ha fatto un po' male in passato il vino comunque. Cioè, fa fare scelte sbagliate, magari. Eh sì, Cioè, cioè veramente anche a il lui. vino, a parte che a me, io essendo celiaco ho anche il bruciore di stomaco, il vino proprio me lo devo scordare. Ma poi, cioè io con la birra non mi sono mai ubriacata, col vino sì. Facciamo così, allora tu sei birra e quindi sei Tiziano, io sono Tina e sono invece per il vino, così facciamo uno per uno e siamo pari, ecco, diciamo, Ecco. non litigare nessuno. Allora, se pensi al momento storico che stiamo vivendo, ma soprattutto a quello che abbiamo vissuto nei 2 mesi di chiusura, che libro ti viene in mente? Allora, domanda molto interessante, perché di libri che mi sono venuti in mente ce ne sono veramente tantissimi. Vuoi per la reclusione, vuoi per la pestilenza, cioè anche già solo sulle pestilenze ce n'è un elenco infinito. Mi sono venuti in mente I Promessi Sposi subito, non solo per la peste, ma anche per le grida manzoniane. Le famose grida che il Manzoni prende di mira, ce ne siamo ritrovate noi con tutti quei decreti, ordinanze, ulteriori ordinanze, autocertificazioni, modelli vecchi, modelli nuovi. Cioè, alla fine uno dice: devo conoscere il passato per capire il presente, agire meglio nel presente. Leggi i Promessi Sposi a scuola, critichi le grida e poi cosa succede? La stessa Ti cosa. ritrovi, certo. Quindi ho pensato moltissimo io sia ai Promessi Sposi che alla storia della colonna infame e poi ovviamente ho pensato al Decameron di Boccaccio, proprio Assolutamente. lì perché lì c'è addirittura lo stare chiusi in casa, no? Lì poi vanno anche all'aperto. Sono molto informata perché lo sto leggendo adesso, è il libro che sto leggendo che ho sul comodino
praticamente hanno la necessità di stare proprio, hanno avuto proprio un vero lockdown anche loro e passano il tempo novellando. Quindi era estremamente attuale. Poi descrive molto bene anche la follia, il delirio collettivo che prende la gente durante la pestilenza, tra quelli che vogliono tutto e subito perché del domani non c'è certezza, quelli che si chiudono. Quindi anche quello l'ho trovato molto attuale, nonostante sia stato Certo, nel 300. aspetta, ma sarebbe bello attuare una cosa del genere, cioè mettersi, chiudersi 10 persone e ognuno racconta una storia. Il problema è che non sappiamo più né raccontare né avere storie, cioè non abbiamo più storie, quindi insomma ecco, sarebbe un po' complicato, ma sarebbe bellissimo comunque da fare. Magari stimolerebbe pure la fantasia nell'inventarle delle storie, insomma, sarebbe bello. Allora, prima di farti l'ultima domanda sul tuo libro, ti faccio una domanda di carattere generale, che è il tuo scrittore preferito, se ce l'hai, e perché non è Iovine? Iovine è un scrittore importante, Iovine. Allora, il mio scrittore preferito. Allora, non ce n'è soltanto uno. Magari adesso, di questo momento, diciamo. Allora, diciamo che la mia autrice preferita è delle autrici americane viventi, è Anne Rice. Nonostante io scriva cose molto diverse dalle sue, perché io non sarei assolutamente in grado di scrivere le cose che scrive lei, però secondo me lei è una narratrice veramente magistrale. Io lei la leggo direttamente in inglese, ovviamente. E Certo. ha una prosa veramente eccezionale, al punto che poi se mi riprovo a prendere in mano una traduzione italiana mi girano le scatole perché perde tantissimo. Anne Rice ha uno stile che mette insieme elementi di Edgar Allan Poe con altri di Oscar Wilde, con altri di autori di Dickens, per esempio. Ha uno stile veramente bellissimo, nonostante ovviamente debba anche lei fare i conti con il mercato, essendo un'autrice di fama internazionale, quindi abbia scritto libri che sono degli autentici capolavori, anche se vengono snobbati da tutti, e altri che invece sono un po' meno riusciti, come è successo a tutti. Però tutti i suoi libri sono scritti benissimo, con uno stile eccezionale, e lei è anche una persona eccezionale, estremamente umana, estremamente abbordabile da parte anche dei suoi fan. Io sono sempre stata una sua fan, mi ricordo che ogni volta che finivo un suo libro le scrivevo una mail. Rispondeva. Quindi Ammazza. io penso che sia la più grande autrice americana vivente, anche perché non è facile essere così prolifica come lei e scrivere libri come i suoi, credibili come i suoi, belli come i suoi, parlando di cose come i vampiri, le mummie, le streghe. Cioè, lei riesce a fare tutto questo con un fascino, con un'abilità che io non ritrovo più in nessun altro autore attuale. E quindi penso che dovrei indicare lei, assolutamente, come mia autrice vivente americana. E tra gli italiani invece dovrei pensarci un po' di più perché non leggo molto italiano io, leggo molto più straniero. Quindi dovrei pensarci un attimo. Comunque il mio autore italiano preferito è sempre stato Italo Calvino, sicuramente. Ci siamo. Bello. Poi ti tieni in mente, fra un mese, 2 giorni, un anno, nei commenti di YouTube: ah, ragazzi, mi ricordavo che sono scrittore italiano attuale, e questo qua ce lo scrivi, così lo sappiamo. No, no, Italo Calvino però secondo me è insuperabile da parte di tutti gli Sì. attuali, perché veramente ha saputo mischiare la contemporaneità, l'elemento fiabesco, l'eleganza nello stile. Cioè, ha Assolutamente. un stile così elegante, essenziale, così. Io ci trovo molta purezza nel suo Sì, modo di scrivere. esatto. Ma anche la cosa che più stupisce è anche la costruzione, perché sono comunque romanzi, se tu pensi, Se una notte d'inverno un viaggiatore, come è strutturato, come è costruito, come una Sì. scatola cinese, lui dice, ah, cioè non soltanto è scritto benissimo, coerente, è bello, ma è interessante, è stimolante, ma è costruito anche bene, quindi c'è proprio alla perfezione. Ma poi a me una volta dicevano Cloud Atlas, Cloud Atlas, no? E gli ho detto, ok, ma prima c'è stato Se una notte d'inverno un viaggiatore. Certo, È infatti. bellissimo. Cioè, è un libro incredibile, proprio un Sì. capolavoro. Chiudiamo.
Guarda, leggici, che è una cosa che non ho fatto, ma leggi una pagina del libro, che così sentiamo anche un po' lo Wow. stile. Ti ho preso di sorpresa perché non c'era nelle domande, ma me lo sono dimenticato io stupidamente e nella fretta di, insomma, di scrivertela, ma se leggi una... L'incipit è comunque molto bello, se Diciamo no... di... L'incipit, va bene. Allora, diciamo che posso dire una cosa prima? In Certo. realtà ho messo in epigrafe un verso di una canzone bellissima di Morgan che è Altrove. E quindi ho scritto proprio: lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove, perché è perfetto proprio per uno dei protagonisti del romanzo, che è appunto Nicola, che è quello che troviamo nell'incipit, e che è un'attitudine, secondo me, che un po' tutti dovremmo avere, quello di lasciarsi trasportare dalle cose, proprio lasciarsi andare alla corrente come fa lui. Appunto, lui, a differenza di Valeria, si sentiva una persona positiva perché non elucubrava tanto sul passato, o così credeva lui, ma cercava di vivere il presente un po' da semplicione, se vogliamo, perché alla fine era un po' un semplicione, cercando di godersi quello che la vita gli dava. Ecco. E quindi mi è sembrato perfetto come, visto che poi comincia proprio con lui, il romanzo, mi era sembrato perfetto questa Questa citazione citazione, del perfetto. grandissimo Morgan. Sì. Allora, leggo giusto il primo paragrafo, perché io non sono una bellissima lettrice. Poi mi prende la timidezza, mi nascondo così. Allora, erano giorni d'autunno dorato. Il parco della Guastalla splendeva superbo nel suo tappeto di foglie. Il rosso, l'arancio e il giallo abbagliavano come fiamme, anche da dentro una pozzanghera. Soprattutto da dentro una pozzanghera. C'era una statua di pietra che correva ferma sul suo piedistallo, una donna con lunghi capelli e vestiti antichi. Il tempo aveva fatto crescere l'albero accanto a lei, e ora sembrava che vi si tuffasse. A quell'ora c'era poca gente, cominciava a far freddo per bivaccare nei parchi, e i pochi passanti scivolavano lesti come ombre, stretti nei cappotti e negli impegni di lavoro. Il traffico di automobili e motociclette e piedi mormorava incessante oltre gli alti cancelli. Ma Nicola, seduto su una panca di pietra, non vi badava. Il libro che stava leggendo si intitolava Ballate e processi alle spose di Satana e le gocce di pioggia vecchia che cadevano sull'albero lì accanto ne avevano increspato un poco le pagine. È come ci cioè, vuol definire un inizio lento perché chiaramente non inizi in media stress subito con un fatto stravolgente o comunque no, con un colpo di scena, però poi nel libro ce ne saranno tanti. È comunque un libro che ti prende assolutamente. Grazie. L'ultima domanda, figurati. Allora, è una storia di campagna, soprattutto. È una storia, in realtà, è una storia come detto te, senza tempo e senza spazio perché a parte Milano che è citata. Non ci sono proprio delle vere e proprie città vere e proprie. È una storia sull'amore fisico e mentale, sulla riconquista e sulle possibilità. Una pubblicità diceva: far bene l'amore fa bene all'amore. Che ne pensi? Direi che è perfetta come potrebbe essere una tagline del mio libro, perché alla fine è solamente in quel modo che si riesce ad arrivare a, senza voler svelare troppo, diciamo così, nel modo più semplice, la protagonista riesce ad arrivare a una svolta della sua vita, proprio quando decide di non essere più maniaca del controllo su se stessa. E diciamo che riesce a ritrovare sia i sentimenti, diciamo, che credeva di aver perso o rovinato, logorato, e sia proprio tutta se stessa, compreso il passato, che lei riesce ad accettare. Quindi tutto molto semplicemente facendo l'amore, si può dire. Sì. Sì, Semplicisticamente, apparentemente, perché non è così tanto semplicistico in fondo, secondo me. no, ma anzi, è proprio in molte parti del tuo libro è proprio una differenza sottile fra magari fare sesso e fare l'amore, ed è questa proprio la differenza fondamentale del libro, insomma, è quello che un po' la chiave di lettura. Non l'ho spoilerato del tutto, cioè, insomma, non è proprio questo alla fine, Mi però. serve.
Qui c'è un tuo grande fan che fa tre volte top. Non so se Pietro è tuo marito, magari top, E top, top. noi. È una cosa che faccio anche io quando mia moglie fa i video di lei fa surf, quindi anche io quando lei posta i video faccio top, 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 mitico, fantastico. Quindi ok, ringraziamo Pietro e ti ringrazio Elena di questa chiacchierata. Grazie Aspetta a te. che un'altra domanda, Ilaria Poli, che è una scrittrice poetessa che è stata ospite anche nel mio spazio, e è molto bello questo incipit. Ilaria Grazie. pure è molto pulito, molto elegante, quindi te lo apprezzo, insomma. Sono contento ed è vero, insomma. Ciao Ilaria, grazie. Quindi, se ci sono altre domande, avete qua gli ultimi secondi per porcele, noi risponderemo. E, se no, ecco, grazie Elena di questo spazio, è stato molto divertente. Grazie E per chi volesse, il libro può scrivere a Mangiaparole, glielo faremo avere per posta nel più breve tempo possibile. Che altro dire? Basta. Ok. Grazie Elena, a presto. L'ultima cosa, sì, potete rivedere il video su YouTube, quindi spammatelo, mettete il pollicione. Aspetta, c'è un'altra cosa, vedi? Luisa Maria Esposito dice sempre belli gli incipit di Rosa Elena. Come Sì, posso dire una cosa su Luisa Maria Esposito? no? Certo, siamo Allora, qua. Luisa Maria Esposito è una persona fantastica che ha un blog bellissimo dove praticamente io andavo di nascosto quando lavoravo ancora in studio legale, andavo di nascosto e leggevo tutti gli incipit dei libri che volevo comprare perché il suo è un blog di incipit. Ti stavo Lei dicendo di scrivere prende incipit. tutti gli incipiti dei romanzi, li carica in lingua originale, nella lingua tradotta sul suo blog. È utilissimo perché quando vuoi andare a comprare un libro, magari la prima cosa che fai quando ci vai in libreria è di aprire per vedere come comincia. E Certo. almeno è quello che faccio. A me non mi guida la copertina, non mi guida proprio niente, non l'autore, niente. Io il titolo magari mi attira, lo apro e leggo come comincia, no? E io il suo blog l'ho conosciuto così per puro caso. E poi ci sono finita anch'io dentro con i miei incipit, no? E però questa cosa è stupenda, è una cosa, è quasi magica. Per cui Hai io ti do tutti i bisogno voti per salutare Luisa Maria Esposito e sappi che continuerò a leggere tutti gli incipit del tuo blog. di sogno. Maria Luisa, posta nel commenti di YouTube e di Facebook l'indirizzo del tuo blog, così chi potrà seguirlo e leggere gli incipit. A proposito di incipit, mi viene in mente quello, uno famosissimo di Dostoevskij, no? Dice, le famiglie, tutte le famiglie felici sono felici nello stesso modo, mentre le famiglie tristi sono tristi ognuno in modo diverso. Ecco, questo è proprio Sì. Grazie l'incipit bello, uno dei più belli in assoluto della letteratura. Siamo proprio alla conclusione, 42 minuti abbiamo fatto, spero che la spritz, penso che abbiamo risposto alla tua domanda di parlare un po' di storia di campagna. Grazie di averci, Luisa ci ha già postato gli incipit, incipitmania.com. Iscrivetevi al canale YouTube per non perdere la prossima presentazione. Mia moglie mi detta direttamente quello che devo dire. Grazie, Cinzia. Ringraziamo Elena, ringraziamo chi ci ha seguito e al prossimo appuntamento. Ciao. Ciao Elena, grazie, ciao ciao. Ciao.